vigliatura alla città, no? Dico, e da come lo visei. E vabbè, e quindi ci sta questa. Ed è carino anche nella scrittura di Fiorella questa presentazione di tutti autori, da Saffo, Eraclito, eccetera, tutti autori che logicamente sentono fortissimo, no? Il male, l'amore, la speranza negli dèi, quindi c'è questo anelito, no? alla mitologia. Del De Marco di chiudere la città per impedire la fuga dei complici del sacrilegio aveva scatenato la furia del popolo. Più veloce, gridò una donna da una lettiga che scivolava lungo la via principale. Non c'è più, dice, ma tanto noi quel che facciamo, cioè, se gli dèi hanno deciso, lo dico forse anche in più in diversi punti, se gli dèi hanno deciso che dobbiamo fare una brutta fine, la faremo, non saremo certo noi poveri mortali. Ma questo è il fatalismo che è rimasto ancora, c'è ancora. Del popolo. Ci ne consumiamo qualcosa che si tramanda, diciamo, esatto, che ormai è nel nostro DNA. Sì. In fondo, secondo me, è proprio un modo per affrontare la realtà, cioè molto, molto cinico, molto così, sì, senza fronzoli. Dice, sai, noi possiamo fare quello che vogliamo, però alla fine la sostanza qual è? Se deve succedere qualcosa, succede, è inutile che facciamo. E poi c'è anche questo rapporto col mare, in tutte le maniere, il marinaio, il naufragio. Qui però questo passo che adesso non c'è anche un po' però. Ciao. No. Ah sì, sì, vuole la... Gran sacerdote che naturalmente è quello che conserva il tesoro del tempio. E quindi c'è anche, diciamo, l'interesse economico, certo. C'è il De Marco che invece è quello che dovrebbe essere il giudice, sì, no, in realtà sono tutti e tre magistrati, era l'epoca della tre magistrati della... quindi il gran sacerdote, poi c'è il, diciamo, quello che poi governa effettivamente dal punto di vista amministrativo, il De Marco. Un po' il suo potere, il suo equilibrio, ecco, perché lui apparteneva a una delle fratrie più importanti, quindi delle casate più importanti, quelli dell'Ecista Carrasco, quello che in realtà aveva fondato, secondo quello che vogliamo. Lui chiaramente voleva che la città di Partenope diventasse, certo, più importante, diventando importante la città, diventa importante anche lui, tant'è che poi dopo si fa nominare dittatore. Quindi è tutto un gioco di potere, che d'altra parte è sempre esistito, quindi certo, non... Certo. Io riflettevo anche, così, sempre a livello, diciamo, pedagogico, istruttivo, storico, quanto la storia di Roma ha voluto poi, in fin dei conti, attratto a livello anche di fratrie, di famiglie.